Buona giornata. Oggi, qui, dal ponte sulla montagna pistoiese, vi porto un pensiero di una persona che qui è vissuta e qui ha trovato la sua pace. Stiamo parlando di Tiziano Terzani. Vi leggerò questo pezzo che a me veramente mi ha dato tantissimo. Oggi l'economia è fatta per costringere tanta gente a lavorare a ritmi spaventosi, per produrre delle cose per lo più inutili. Che altri lavorano a ritmi spaventosi per potersi comprare. Perché questo è ciò che dà soldi alle società multinazionali, alle grandi aziende, ma non dà felicità alla gente. Io trovo che c'è una bella parola in italiano che è molto più calzante della parola felice. Ed è contento, accontentarsi. Uno che si accontenta è un uomo felice. Da Anam, il senza nome, di Tiziano Terzani. Questo brano veramente è bellissimo e importantissimo per ognuno di noi. E veramente a me mi ha fatto riflettere su questa cosa, che oggi l'economia è fatta per costringere tanta gente a lavorare a ritmi spaventosi per poter comprare. Questo veramente mi ha fatto riflettere e da tanto mi fa riflettere, mi fa muovere verso un altro tipo di economia, verso un altro tipo di economia anche delle emozioni. Quindi cercare veramente quello che conta. Per esempio, anche in economia, se devo comprare una cosa, cerco di comprare una cosa che dura. Cerco di comprare una cosa che non sia il top del top solo perché ce l'ha Tizio, solo perché ce l'ha Caio. No, cerco a volte anche di comprare cose di moda, ma semplicemente perché piacciono a me, semplicemente perché io godo in questa cosa e non perché semplicemente perché l'ha messa quello, l'ha comprata quell'altro, l'ha usata quell'altro. Questo no. E più di tutti, un'altra cosa, cerco di agire rispettosamente nel mio tempo, quindi di non lavorare a ritmi spaventosi, ok, ma veloce, non a ritmi spaventosi. Ma un conto è lavorare veloce, un conto è lavorare con la smania di poter arrivare lì. No. Sì, lo so, sarò controcorrente, sarò contro il modo normale di pensare, ma questo è quello che per me conta. Per me conta l'essere contento, l'essere felice nella situazione corrente, nel qui e ora. Come dico sempre, questa è una cosa fondamentale. E poi, magari, se potete, venite qui, venite in questo posto bellissimo, che è proprio sopra Pistoia, vi metterò poi il link in descrizione, e godete della pace, della tranquillità, degli uccellini che si sentono, del ruscello sotto, quindi godete di queste piccole cose, perché sono le cose che nella vita veramente contano. Il resto serve, ok, ma non è necessario, nemmeno indispensabile. Quindi oggi con queste bellissime, bellissime parole di Tiziano Terzani, che proprio ho vissuto qui vicino all'Orsigna, comunque sulla montagna pistoiese, vi mando un abbraccio grande grande e vi auguro una bellissima giornata. Daniele Paci, per felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata. Ciao.